Eccoci qui per una nuova puntata della nostra trasmissione di Emiliano. Oggi in studio l'assessore welfare del comune di Bari, Ludovico Abaticchio, che saluto. Benvenuto. Benvenuto a voi, un saluto a tutti i telespettatori. 0850019998 per intervenire in diretta. Parleremo chiaramente di povertà, insomma, anche di sostegno ai ceti meno abbienti, che è l'assessorato di cui si occupa l'assessore. Parleremo però anche di politica, perché nella puntata scorsa abbiamo ospitato il sindaco Emiliano. Sembra che ci siano delle novità nella composizione della giunta. Però iniziamo subito dall'assegno di cura, che era stato un tema già sollecitato più volte nelle nostre trasmissioni. Abbiamo realizzato un servizio la scorsa settimana in cui abbiamo chiesto conto dei finanziamenti che la regione devolve al comune di Bari per stilare poi una graduatoria e quindi definire le fasce di reddito e le persone che possono accedere a questo assegno di cura. Ci sono dei ritardi ancora nella definizione di questa graduatoria, ma per affrontare in maniera compiuta l'argomento ne parliamo subito dopo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sebbene quello che io devo dirvi non è attinente a quello che ha Non si preoccupi, prospettato, parliamo di tutto. comunque siamo sempre nel campo, diciamo, no? Ecco, io seguo tutto, ho sentito che stava per gravare su di noi un'addizionale regionale per accumulare i quattrini per pagare. Per la spesa pubblica, è inutile che scendo nei particolari, voi sapete. Pare che ora questo sia stato, diciamo, per il momento allontanato. E poi c'è sempre il fatto della TARES che si dice a luglio e alcuni vorrebbero far slittare al 2014. Ora io ho avuto la mia pensione in un anno e mezzo falcidiata dalle addizionali ISPEF di circa 2.000 euro, cioè inizialmente era 1.360, oggi l'ultima è stata 1.210. Voi direte una buona pensione? Non credo, perché tenendo presente tutte le spese ad affrontare, l'IMU. Possiedo una, è morto mio marito, ho avuto un terzo della casa che abbiamo comprato insieme col mutuo. So io i sacrifici, dovetti lasciare l'università per curare i figli perché mio marito aveva un lavoro commerciale. Comunque, cioè una casa fatta con tanti sacrifici nell'età migliore in cui magari si poteva andare anche in vacanza. Signora, la prego di concludere. Allora, di concludere questo. Ma vi sembra giusto di gravare questi redditi di addizionali, di TARES, eccetera? Cioè, le dovete almeno trovate un tetto di reddito che sia minimo, minimo, intorno ai 20.000 euro. Perché io oggi dovrei pagare, oltre che ho pagato la TARSU che è raddoppiata rispetto all'anno scorso, dovrei pagare tutta la TARSU dell'anno scorso, che sarebbero circa 300 euro, cioè io devo prendere la pensione tra l'IMU e tutti i resti e restituirla. Io sono una persona anziana, avevo una donna Signora, che mi. grazie, però insomma il tempo a disposizione che possiamo garantire ai nostri cittadini non può essere infinito, quindi la ringrazio, abbiamo capito il senso della sua domanda, adesso le faccio rispondere dall'assessore Baticchio, insomma la situazione non è semplice Ma la sia per gli signora ha enti pubblici. ragione, ormai queste tasse sono un po' inique, anche perché il governo Monti, insomma, che è stato voluto da tutto il Parlamento uscente, o meglio dalla maggioranza di quel Parlamento, che adesso non c'è più, ha dovuto spesso eseguire dei percorsi eccessivamente duri. Non sono d'accordo, credo che ormai quel periodo del governo Monti debba essere rivisitato, che comunque debba essere portata avanti una nuova riforma fiscale nel rapporto al reddito, ma una durissima, diciamo, repressione nei confronti degli evasori fiscali, di quelli che non pagano le rette. Del resto anche il Comune di Bari credo che ha lanciato una grossa campagna contro l'evasione fiscale, perché se noi riusciamo ad intervenire su questo già avremo un buono status, diciamo, di incameramento di gente che normalmente in questa città non ha pagato le tasse come in tante altre città. Poi è chiaro che se non nasce un nuovo governo nazionale, questi percorsi anche di modifica di tassazione saranno difficili ad attuarsi, per cui ci auguriamo
al più presto che dopo l'elezione del Presidente della Repubblica nuovo, ecco, si riesca ad avere un governo Monti, un governo sicuramente abbastanza stabile, almeno per una fase di periodo, diciamo, importante, affinché si possano fare queste nuove leggi anche di rivisitazione delle leggi fiscali. E in più questo percorso che diceva la signora rientra in quei percorsi che adesso vengono, tra virgolette, definiti anche di nuove povertà, perché è chiaro che una donna anziana monoreddito, pur avendo una casa ormai di sua proprietà, da quello che abbiamo capito, paga una delle tasse inique, in più deve mantenere il suo quotidiano di vita, quindi le spese dei farmaci, la spesa per mangiare, anche per vestire, quindi diciamo il meccanismo è abbastanza problematico. Ma credo che come Comune noi siamo riusciti a modulare una serie di interventi fiscali anche nell'ambito del bilancio comunale, e mi auguro che nell'arco, diciamo, di questo periodo pre-estivo si riesca quindi a dare una modifica importante. Ricordiamo anche che la percentuale di IMU applicata dal Comune di Bari è tra le più basse in Italia. È la più bassa in Italia, e poi con delle formule, diciamo, previste in rapporto al reddito, all'anziano, sociali, che guardano. Quindi c'è stato un ottimo lavoro, diciamo, dell'assessorato al bilancio. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, vorrei porre la questione su un problema. Si parla sempre di pulizia delle strade, cassonetti, però non si parla mai di pulizia delle persone. Adesso che andiamo incontro all'estate, esempio, la gente che non si lava sugli autobus. Allora pongo un problema estremo. C'è una persona, ma è solo un esempio, sulla Sessantina che gira con una treccia in giro per la città, e da per Trinelli al cinema, dal cinema alla Terza, negli autobus, puzza, secondo me non si lava da mesi. Allora una mia amica si è sentita male sull'autobus, delle signore si sono sentite male nel cinema, e da per Trinelli storcono il naso, ti si tappano il naso. E non si potrebbe fare in modo che questo tipo di persone, questa persona sia obbligata a lavarsi con un trattamento sanitario obbligatorio, o bisogna sempre tapparsi il naso? Anche perché al cinema ABC una volta è successo che erano tutti pieni i posti a sedere, delle signore si sono sentite male, che puzza, ed è sempre lo stesso con la treccia, anziano, forforoso e schifoso e puzzolente, e scusate. Grazie, è sempre avvorato il telespettatore. A me fa un po' sorridere questo tema, però guardi, se si potesse fare un'ordinanza per far lavare le persone che non si lavano, forse lo faremo volentieri. Penso che però non sia, insomma, democratico come principio. Insomma, è chiaro che l'igiene corporea è una questione legata a una buona educazione familiare. Probabilmente questa persona non è psicologicamente molto stabile, perché non posso pensare, insomma, che l'utilizzo, diciamo, di acqua e sapone sia un problema importante. Penso di aver capito di chi si tratta, perché è una persona che ha storicamente spesso arrivato alla ribalta anche di alcuni giornali per il problema non solo dell'igiene personale, ma lì credo che ci sia una questione anche di carattere psicologico. Ma da questo a dover poter obbligare un TSO viene fatto, cioè sarebbe un ricovero obbligatorio in una struttura psichiatrica contro la volontà della persona, sarebbe un atto problematico, perché il TSO si può fare soltanto se è pericoloso la persona per se stessa o per gli altri da un punto di vista proprio fisico, o che tenti di volersi uccidere o che voglia aggredire fisicamente qualcuno nell'ambito di uno stato, diciamo, psichiatrico non adeguato. Per cui il TSO è sempre un momento abbastanza drammatico di intervento sulla persona, dove viene portato obbligatoriamente in ospedale psichiatrico e viene trattato fino a quando non si riabilita, non recupera un minimo di riequilibrio, diciamo, psicofisico. Per cui, insomma, questa cosa mi rendo conto che è disagevole, ma purtroppo non è che si può arrestare o si può, diciamo, sarebbe una limitazione della obbligare libertà personale, per quanto che la convivenza in questi casi non sia una cosa semplice, indubbiamente io se questa persona ci sta ascoltando, ecco, l'invito che posso fare a questa persona, ecco, insomma, di usare un po' di acqua e sapone, perché credo che sia importante per l'igiene personale soprattutto. Beh, anche per prevenire forme di malattia, no? Anche indubbiamente sì, però ecco, è una fase, sì, ma le immagini che noi come Area 51, come Comune di Bari, abbiamo dato la possibilità ai senza fissa dimora di poter usare docce, dargli un asciugamani, accappatoi, cioè in via in Corso Italia, dove abbiamo questo centro, ci andiamo anche da mangiare,
Devo dire che le persone senza fini vanno lì, utilizzano questo centro anche per l'igiene personale del corpo. Quindi è sicuramente un caso di una persona su 356.000 abitanti che sono presenti nella città. Fa parte di queste forme di disagio che comprensibili, io capisco la persona che ha vissuto Che ha in prima chiamato, persona questo certo. disagio, però fa parte purtroppo di una anche scelta di libertà personale. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Ci eravamo interrotti sul capitolo assegno di cura. Sì. Insomma, l'assessore Gentile ci disse che già dall'anno scorso la Regione Puglia ha destinato e devoluto questi finanziamenti per Sì, sì, l'assegno sì. di cura. Che Ma cosa è io accaduto? Facciamo una chiarezza però. volta per tutte, perché continuo a ripeterlo, cioè, le domande che sono arrivate presso il comune, quindi presso la ASL degli assegni di cura, sono quest'anno, l'anno scorso, 2010, sono superiori a quelle previste, sono circa 3.500, 2.800 qualcosa, sì. 3.000, e di queste verrà fatta una graduatoria. Sono rimaste 30-40 casi da verificare diciamo, in lavoro coordinato tra comune e ASL presso i distretti sanitari. Ma i distretti sanitari non fanno solo questo, i distretti sanitari fanno tantissime altre cose, nell'assistenza domiciliare, nei sistemi di visita ambulatoriale, nelle visite geriatriche, con le specialistiche domiciliari, più tutto il servizio sanitario. Una volta che verrà redatta questa graduatoria, verrà inviata a livello regionale, però ci sarà una graduatoria iniziale, quindi sicuramente noi avremo anche dei ricorsi e questo porterà anche ad ulteriore perdita di tempo. I tempi sono dovuti al fatto che le domande sono state tantissime, per cui su Bari, a differenza di altri ambiti territoriali, in altri comuni, questo problema, ma è chiaro che c'è una volontà, perché se fossero già pronte, è anche un'espressione anche positiva, diciamo, di un intervento dello Stato a favore della regione, del comune, a favore di queste persone che hanno bisogno. Quindi, come sarà pronta, verrà subito Comunque, tra messa. poco vi spieghiamo anche il meccanismo che poi ha determinato questi ritardi, perché è una Eh sì. commissione presieduta che si tiene nell'ASL che poi Ma non è dovuta valuta alla i giudizi commissione in sé, è idoneità. proprio che sono tante le Perché pratiche. ci dicevano addirittura che devono partecipare i medici di famiglia che però da contratto non avevano inizialmente l'indennità per No, ma se partecipare a ne hanno queste fatte su commissioni. 2008, ne hanno fatte 2700, quindi i medici di famiglia ci sono stati, quindi Sì, sarà poi per hanno risolto qualcuno. questo problema, però inizialmente si No, creò no, questo ma non impasse poi c'entra. anche per questo problema. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?